Dimmi tutto, Asa. Ho scoperto la fonte che alimenta i campi di forza di Cerberus. Sì, la vedo. Shepard, dai un'occhiata. Il generale sta deviando l'energia da uno dei miei reattori principali in fondo alle miniere di Omega. Purtroppo, la zona è sigillata dagli stessi campi di forza. Non del tutto. Potremmo passare attraverso quella zona scura e poi salire. Una delle raffinerie è senza energia, quindi nessun campo di forza a ostacolarci. Ci infiltriamo laggiù, attraversiamo la miniera e prendiamo l'ascensore arrivando proprio dietro il reattore. Ci sai fare, Shepard. Andiamo. Non senza di me. Aria, i miei l'hanno catturata lungo il perimetro. Catturata? Figuriamoci, ora siamo alleati. Aria non te l'ha detto? La stavamo aspettando, Bray. Torna pure al lavoro. I Talon sono pronti, ma se devo mandarli allo sbaraglio, devo assicurarmi che quei campi di forza non ci saranno. Che piaccia o no, bisognerà sopportarmi. È come se non ti fidassi di me. È esattamente come se non mi fidassi di te. Combatteremo insieme. Farò in modo che possiamo fidarci a vicenda. Bene, comandante. Almeno tu non hai manie di grandezza. Aspettaci all'infermeria, Nirin. Noi arriviamo subito. Shepard, devo sistemare gli ultimi dettagli del piano. Ci vediamo laggiù. So che siamo di fretta, ma avrei bisogno di parlarti, in privato. Aria sarà qui a momenti. Forse non avremo altre occasioni. Non voglio ostacolare Aria. So che deve essere spietata. Lascia che si vendichi. Non lo faccio per me né per Aria, o per quello che c'è stato tra noi. È per i cittadini di Omega. Ho capito. Qualcuno deve pensare al loro bene. Due forze di tremenda potenza stanno per collidere, e loro si troveranno in mezzo. Spero che mentre disattiveremo quei campi di forza e ci prepareremo alla guerra, anche tu penserai a loro. Che ne pensi di Petrovsky? Un avversario degno di rispetto, non solo perché scaltro. Appena ho assunto il comando dai Talon, lui ha offerto l'amnistia a chiunque avesse deposto le armi. Alcuni dei miei hanno accettato e lui ha mantenuto la parola. Ha una sua morale. E azzarderei dire che non corrisponde a quella dell'uomo misterioso. I tuoi sono pronti a combattere? Non preoccuparti per i Talon, Shepard. In passato erano ladri e farabutti, ma ora hanno una loro integrità. Combattiamo per un futuro migliore. Mi chiedo se lo stesso possa dirsi della nostra amica Asari. Immagino che lo sapremo presto. Com'eri finita tra le grinfie di Aria? Stavo bene nell'esercito Turian. Questo prima che i miei superiori decidessero di trasferirmi, notando i miei grandi poteri biotici. In pratica volevano sbarazzarsi di me, e io, non potendo più aiutare nessuno, mi sono dimessa. Poi ho vagato per la galassia, in cerca di un nuovo scopo. E alla fine sei arrivata qui? Più che altro ci sono arrivata per caso. E qui ho incontrato una splendida creatura, che non guardava in faccia a nessuno. Lo ammetto, ne ero affascinata. Forse perché in fondo volevo somigliarle. In che rapporti eravate? C'era una forte attrazione. I suoi punti di forza compensavano le mie insicurezze. E forse valeva lo stesso per lei. Ma poi, più che stare con lei, volevo diventare come lei. Nirin Kandros stava svanendo. Mi sembri profondamente diversa da lei. Nonostante tutto, sento di dovere molto ad Aria. Lei mi ha ricordato chi sono veramente. Non è stato facile separarsi da lei, ma non ho rimpianti. Tu sei una veterana. Perché sei terrorizzata dai corrotti? Tu sei abituato ad affrontare i razziatori, comandante, ma quei mostri, sai cosa fanno alle persone? Forse sono ancora là fuori. E se tornassero? Non voglio neanche pensare che fine farebbe la popolazione di Omega. L'idea mi spinge a combattere. E mi perseguita. Cosa sai dirmi sui campi di forza di Cerberus? È tecnologia proveniente dal portale di Omega 4. I tessuti si disintegrano al contatto. Devono richiedere una grande fonte d'energia. Disattivandola, potremmo compromettere altri sistemi della stazione. Spero procederemo con attenzione e cautela. Abbiamo finito, Nirin. Partiremo presto.
Io sono pronta. Stiamo arrivando a una delle raffinerie di ESO. L'impianto è senza energia, quindi dovremo forzare la porta. Ci penso io. Dalla parte opposta troveremo l'accesso alla miniera. E da lì giungeremo al reattore. Così diceva la planimetria. Io gestivo Omega, Nirin. Non lavoravo certo in miniera. Lo so, ci mandavi i tuoi schiavi personali. Per gli spiriti. Calmati. Ora c'è solo Cerberus. I cadaveri sono a brandelli. Non mi piace. Altri cadaveri. È una carneficina. Ho un brutto presentimento. Non dovremmo... Shh! Cos'è stato? Un corrotto. Oh no. Il generale deve aver sigillato questo posto per rinchiuderlo dentro. L'ascensore per le miniere è oltre quella porta. Manca l'energia. Allora dobbiamo riattivarla. Qui intorno dovrebbe esserci un interruttore da azionare. Quei condotti alimentano la porta. Seguiamoli. Su per questa scala. Quei sussurri si sentono meno. Forse il corrotto ha capito con chi ha a che fare. Non illuderti. Ho visto uno di quei mostri sterminare una squadra di soldati. Scendiamo la scala. Ecco l'interruttore dell'energia. Quando sarà tutto finito, ci sarà molto da sistemare. Spero comincerai dalle zone a uso civile. Non molli mai. È un tratto che abbiamo in comune. Fuoco, fuoco! Nirin, sveglia! L'odio dovrebbe darti forza. Invece ho visto solo paura. Bene, torniamo alla porta. Un altro! Fuoco a volontà! Guardia, Shepard! Altri corrotti! Non devono uscire da qui! Proviamo con l'ascensore. Occhi aperti. Bene, nell'ascensore. Sigillo la porta, per sicurezza. Alle miniere, forza. Che ti prende, Nirin? Rifletto. Il generale aveva sigillato quell'area per imprigionare i corrotti. Insieme a qualche povero soldato? Sì. Le creature li hanno uccisi tutti, ma senza trasformarli in altri corrotti. Non so, qualcosa non quadra. Sei solo terrorizzata. Questo luogo ha un suo schema, Aria.
Anche Cerberus. Se ti sforzassi di coglierlo, forse capiresti. In tal caso, teniamoci pronti a tutto. Sento le trivelle. Merda, non dovrebbero fare tutto quel casino. Cerberus le sta mettendo a dura prova. L'accesso al reattore deve trovarsi al livello superiore. Cerchiamo una via per salire. Sotto il nastro trasportatore. Qui dentro fa troppo caldo. Di questo passo distruggeranno tutto. Concentrati. Saliamo. Thank you.
Conoscono la nostra meta. Aspettiamoci rinforzi. Concentriamoci e troviamo il punto d'accesso al reattore. Noi siamo in posizione. Checkpoint 247. Aggiornamento posizione nemici. Checkpoint 247. Ci siete ancora? Cerberus è passato di qui. È stato un massacro. Ora li ripagheremo con la stessa moneta. I tuoi minatori trucidati saranno contenti di saperlo. L'ascensore per il reattore è laggiù in fondo. Questo posto cade a pezzi. Strano, non ci attaccano più. Sì, ma non abbassiamo la guardia. Cos'hai da sogghignare, Ada? Ci siamo quasi. Disattivati i campi di forza, finalmente la guerra potrà iniziare. Per alcuni di noi è iniziata mesi fa. Non era guerra, cara, ma solo un riscaldamento. Ecco il reattore, dritto davanti a noi. Ci stessero aspettando. Chiamala pure trappola. Sapevo che avreste puntato al reattore. E ho fatto in modo che seguiste questa strada. Peccato tu stia dalla parte dell'uomo misterioso, Petrovsky. Dalla parte dell'umanità. Siete stati voi a scatenare una guerra. Per la gloria di Aria. Ma ora è finita. Sarà finita solo quando un parente riconoscerà le tue spoglie. Spavalda come al solito. Ma dovresti imparare a riconoscere la sconfitta. Siete in trappola e potrei lasciarvi lì a marcire. Oppure potete arrendervi. Mai! Cosa hai in mente, Aria? Io non morirò così. Aria, no! Che diavolo sta cercando di fare? Forzi sempre la mano, Aria. Faremo a modo tuo. Nini, Mac!
sapevo. Qui è un inferno, Shepard. I mech non ci danno tregua. Cercate di resistere. È più alta di quanto tu creda. Il reattore alimenta i sistemi di supporto vitale di interi distretti della stazione. Condanneresti a morte migliaia di innocenti. Hai sentito, Arya? Sì, ma non mi importa. Disattivalo. No, Shepard. Piuttosto prova a deviare l'energia dai campi di forza. Al diavolo. Speriamo funzioni. Deviare l'energia per mantenere in funzione gli altri sistemi. Sei fuori di testa. Ecco per chi stai combattendo, Shepard. Lei pensa solo a se stessa. Che aspetti? Sovraccarica quel reattore! Lei non esiterebbe a sterminare migliaia di vite. Shepard, Irina è a terra. Provo a soccorrerla. Non riuscirai a deviare l'energia in tempo. Sovraccaricalo! Subito! In effetti potresti farlo, ma dentro di te c'è qualcosa che ti trattiene. Forse inizi a pensare che la galassia starebbe benissimo anche senza di lei. Lei non imparerà mai. Non cambierà. Se voi vinceste, Omega perderebbe comunque. Basta! Va bene. Tutti ai propri posti. Prepararsi all'attacco. Squadre di demolizione in posizione. Stai bene? Anche se ce l'hai messa tutta per uccidermi? Il tuo atto nobile mi è quasi costato tutto. Taci, Arya. Ha funzionato. Shepard ci ha salvate senza sacrificare vite innocenti. Ha fatto bene. Certo. Come no. Anche tu hai combattuto piuttosto bene contro quei mech, Nirin. Brava. Però? Perché non vedo la stessa grinta anche contro i corrotti? Mi stupisco di te. Te la fai addosso appena senti nominare quei mostri. Piantala. Ti ha appena salvata. Sto cercando di aiutarla, Shepard. È per il suo bene. La guerra sta iniziando. Non voglio perdermela. La riconoscenza non è mai stata il suo forte. Ci sono novità. Campi di forza disattivati. I civili si riversano nelle strade. Cerberus ripiega. Non durerà. I civili non possono certo opporsi ai soldati addestrati di Cerberus. Saranno spazzati via tutti. Inevitabili danni collaterali. Dobbiamo rassegnarci e basta. Tu pensala come vuoi, Arya. Io non assisterò a un massacro. Fai il possibile per proteggerli. Certo, comandante. Arya, sono Bray. Rapporto? La mia squadra è nei tunnel di manutenzione. Abbiamo visto truppe di Cerberus che scortavano ingegneri. A giudicare dall'equipaggiamento, temo vogliano imbottire di esplosivi le colonne di supporto della stazione. Attaccateli, Bray. Cercate di temporeggiare. Noi arriviamo. Ricevuto. Andiamo, gente. Se faranno saltare la colonna centrale, l'Afterlife sarà irraggiungibile. Con buona pace dell'offensiva dei Talon. Dobbiamo dividerci.
Sì. Nirin, tu guida l'attacco frontale. Io e Shepard penseremo alle bombe. Poi ci ritroveremo tutti ai mercati. D'accordo, ma se vi farete ammazzare, non aspettatevi che ricostruisca un memoriale. Così ti voglio, Nirin. I tunnel sono l'unica via per raggiungere la colonna centrale. Cerchiamo di resistere. Possiamo muovere la barriera dalla sala di controllo, così riusciremo a passare. Andiamo. Qui Nirin, abbiamo attaccato Cerberus e completato il primo obiettivo. Procediamo verso Gozu come stabilito. Errot, ho trovato quello che cercavi. Ti mando subito le coordinate. Quello è il mio divano. Dobbiamo raggiungere la colonna centrale prima che Cerberus faccia saltare le bombe. Vogliono demolire le colonne di supporto. Dobbiamo fermarli. Laggiù! Dobbiamo aprire i pannelli d'accesso per raggiungere i comandi delle bombe. Da questa parte. Fatto. Le bombe si sono attivate. Il terminale è bloccato. Dovremo disinnescarle manualmente. Tu pensa alle bombe, Shepard. Io a Cerberus. Vengo in 5 minuti.
Andiamocene da qui. Di qua, Shepard. Via libera. Bene. Mirin, qui è tutto sotto controllo. La vostra situazione? Procediamo verso il distretto di Gozu. Vai avanti tu. Là siamo scoperti. Sì, capo. Noi ce la caviamo, ma Cerberus ha iniziato a puntare ai civili. Arrivano segnalazioni di vittime da tutti i settori. Salvatene il più possibile, mentre raggiungete la meta stabilita. Ci vediamo laggiù. Ci proviamo. Nerin, chiudo. E adesso come pensi di arrivare fino all'Afterlife? Sto pensando a un approccio diretto, tanto per cambiare. Cerberus. Come fai? Potrebbero essere i tanti. Non importa. Asa, qui ci sono dei coperti. Sigilli e sigilla le stanze che oltrepassiamo. Sì, Aria. Dovremmo darci una mossa. Civile è stata contenuta. Siamo pronti a iniziare la fase successiva del progetto. Prima della conversione, occorre avviare la procedura di fusione degli impianti di controllo nel sistema nervoso dei soggetti. Con l'attuale percentuale di successo, riteniamo di superare del 300% le stime iniziali. I corrotti di prima generazione sono stati trasferiti nella zona di contenimento. E qui sono sottoposti all'innesto degli impianti. I lotti precedenti sono stati trattati e condotti nella zona di stoccaggio. Ora possiamo determinare dove e quando i corrotti convertono le proprie vittime. Test preliminari su varie specie confermano le capacità d'adattamento dell'infezione, a prescindere dal soggetto coinvolto. Ora che la popolazione civile è stata contenuta, siamo pronti a iniziare la fase successiva del progetto. Prima della conversione, occorre avviare la procedura di fusione degli impianti di controllo nel sistema nervoso dei soggetti. Con l'attuale percentuale di successo, riteniamo di superare del 300% le stime iniziali. Quegli idioti facevano esperimenti sui corrotti. Come su quelli che abbiamo visto prima. Sicurezza extra. Le porte si aprono una alla volta. Lo credo bene, considerato cosa tenevano rinchiuso qui dentro. La porta è aperta. Usciamo da qui. Di là arriveremo al distretto di Gozu. Fermiamoli! Attenzione! Volatola!
Irin, io e Arya stiamo entrando nel distretto di Gozu. Ricevuto. Siamo quasi. Alleati in arrivo. Direi che sta aspettando i mercati. Che ne sarà di noi? Se i Talon non ci avessero soccorsi in tempo, saremmo morti. Dovremmo rintanarci. Imbracciamo le armi e uccidiamo quei bastardi. Quindi, Rin, c'è qualcosa che non va. Mi pare ovvio. Cerberus è ancora nella mia stazione. Non mi riferivo a questo. Meglio controllare. Vado in silenzio radio. Che diavolo pensa di fare? Dov'è Nirin? In perlustrazione. Noi siamo impegnati a difendere questa zona. È diretta all'Afterlife. Petrovski deve morire. Subito. Mirin Kandros era un ottimo elemento. Peccato sia morta per le tue grette ambizioni. Sei un uomo morto.
No, ferma! E adesso, Petrovsky? Dividi e conquista, comandante. La Kandros aveva ucciso i tre corrotti ancora in fase di sperimentazione. Questi sono pienamente operativi. I prototipi del nostro nuovo esercito. Cessate il fuoco e arrendetevi. È finita. Comandante Shepard, mi consegno alla tua custodia. Mai sentito niente di più patetico in vita mia. Shepard, sono disarmato. E posso fornire all'Alleanza informazioni sull'uomo misterioso. Venderesti l'anima pur di salvarti la pelle. Ma io ti avevo risparmiato la vita. Merito, pietà. È vero, Arya. Sì, mi aveva lasciata andare dopo l'occupazione di Omega da parte di Cerberus. La senti, Oleg? È la morte, ormai molto vicina. Ricorda questa sensazione. Ti lascerò vivere. Per il mio alleato e la guerra contro il tuo capo, ti conviene collaborare. Prendilo, Shepard. Sarai tu e la tua alleanza a decidere la sua sorte. Non lo voglio sulla mia stazione. Comandante, vedo che hai avuto un effetto rasserenante sulla nostra T-Lock. Io ci ho provato più volte, invano. Dovrai spiegarmi come sei riuscito nell'impresa. Non so se avremo ancora occasione di parlare. Cosa?
So che l'Alleanza riserva un trattamento di favore ai prigionieri di guerra ad alto rango. Chissà, forse potremmo perfino diventare amici. Non credo proprio. Bray, portalo via. Era da mesi che aspettavo di ucciderlo. Invece mi è bastata qualche ora insieme a te per addolcirmi. Sei contagioso. È stata una vittoria a caro prezzo, Aria. Questo devi riconoscerlo. È come se stessi cercando di vendermi qualcosa. Ammiro la tua tenacia. Grazie a te, Omega è di nuovo mia. Dimmi, che piani hai? C'è molto da ricostruire. A cominciare da questo centro di comando. Il difficile sarà rimuovere il tanfo del generale dal mio trono. Mi chiedo se riuscirò ancora ad apprezzare gli spogliarelli. I cittadini di Omega hanno sofferto molto, Aria. Non dimenticarlo. Come potrei? Basta guardarsi intorno per ricordarlo. Non temere, rispetterò gli accordi. Truppe, navi e una montagna di Esu. Te lo meriti. Bene, allora io vado. Fatti accompagnare da Bray. Io ho una stazione da rimettere in sesto. Cittadini di Omega, ascoltatemi! Io, Aria Tilok, vi ho ridato le vostre vite. Sono tornata al comando. Ho di nuovo il timone della nave. E non lo cederò più. Siete in debito con me. Lo salderete rastrellando gli invasori di Cerberus rimasti e... insieme... li cacceremo dalla nostra casa. Poi piangeremo i nostri caduti. I miei metodi non sono mai stati popolari e non vi assicuro che cambieranno. Ma la sicurezza della stazione e di tutti i suoi abitanti è la mia priorità. Nessuno ci farà più prigionieri. Siamo un popolo ferito, martoriato. Ma noi siamo Omega! Mi sorbisci sempre queste sceneggiate, Bray? Non questa volta. Hai una galassia da salvare. Tiriamocela da qui. A cosa stai pensando, Ida? Secondo la teoria esistenziale olografica, siamo informazioni bidimensionali proiettate su un orizzonte cosmologico. Tuttavia, la coscienza olografica in cui mi identifico è in grado di percepire solo materia ed energia. Pertanto, posso teorizzare la vera natura dell'esistenza senza averne esperienza diretta. Forse anche i razziatori hanno questo limite. Ok, ritiro la domanda. Mi piace il nuovo Esteban. Finalmente ti vedo un po' più sciolto. Non so se bere mescalina fino a notte fonda mi renda un soldato migliore. Perché no? Ti dà più energia. Ce n'è bisogno in questo tipo di guerra. In realtà mi dà solo bruciore di stomaco. Non possiamo avere della tequila decente, almeno. Sei tu a occuparti dei rifornimenti. Mettila in lista. Benché si consideri un'esperta della mia specie, la tua Asari ne sa ben poco. La tua Asari continua ad importunarmi. Comincio a desiderare che la sua specie non avesse mai imparato a parlare.